Right? Allora ragazzi, il scopo di questo mio intervento è quello di aiutare a chiarire i concetti di fondo che sono alla base della mistificazione totale che noi viviamo in questi giorni. Per riuscire a capirlo, mia moglie mi vede che sto tutti i giorni a barcamenare questi libri, queste cose, video e articoli di questo genere, ancora ha paura del Covid, perché l'intervento che agisce sulla psiche, ampiamente descritto da Jung, questi giorni sto leggendo un libro con le lettere di Jung, ed è un interesse incredibile. Jung, Jung. Carl Gustav Jung. Che è di un interesse incredibile, credo che siano molto più interessanti queste sue lettere ai lettori, ai contraddittori, eccetera, di qualsiasi suo trattamento completo o un trattato scritto nei libri. Perché? Perché la incomprensione degli avvenimenti è legata anche all'incultura. Allora, qui c'è un libro vi dico subito la data, del 1998, intitolato Allarmismo e ottimismo, un confronto tra ambientalista ed economista. Prefazione Gianfranco Bologna, WWF Italia. Allora, alla data di questo incontro che c'è stato, di cui il libro ha rappresentato, diciamo, la pubblicazione, il mondo era appena uscito dalla glaciazione. C'è scritto qui. È inutile che entro nel particolare. Eravamo appena usciti dalla glaciazione. I problemi posti dagli ambientalisti qui è come combattere il freddo che deve arrivare. Non so se avete capito. 1998, il problema era mettersi a riparo dal freddo che arriverà. No, ma poi, se mi permetti, bisogna ricordare che dall'ultima glaciazione di Worms, che adesso gli hanno cambiato il nome, non mi ricordo più il nome più recente, la glaciazione diciamo, è stata graduale da una parte, ma poi altalenante. Basta ricordare nei quadri, per esempio, del 1850, vedere la gente che aveva i cappotti fino ai piedi e comunque un vestiario pesante. E questo è successo in varie epoche, a distanza di 2, 3, 400 anni, ci sono queste variabili di oscillazione tra un massimo e un minimo del clima annuale. Mio padre aveva dei paddock, venivano erti così, e che ho portato anch'io. Il periodo durante la seconda guerra mondiale, il 41, 42, 43, non a caso l'Armir, l'armata italiana in Russia, ha avuto quasi 100.000 morti a voti spersi, sì, congelati. Congelati per quel freddo tremendo che quello. Ma solo in Russia, Albania soprattutto. Noi abbiamo avuto un'alta percentuale di congelati e io li ho conosciuti nel 43, perché erano tutti ricoveranti in ex colonie del regime nel 1943 tra Milanovanetti, Macervia, Rimini e Riccione. E li vedevo girare, erano tutti ex congelati in Albania, non in Russia. E quindi faceva freddo dappertutto, anche qui. Allora, un inverno freddissimo. Leggiamo alcune considerazioni scritte qui, perché serve per entrare nella vera ordine di idee. Se oggi vi parlano di riscaldamento globale, è completamente falso. Vi fanno vedere le facce di alcune ragazzine scere. Le credine. Delle ragazzine scere. Che hanno paura.
c'è la terra che si riscalda. Perché? Ma non c'è realmente il riscaldamento? Ma te stai facendo l'arte, scusa, lo sta facendo adesso. Non è antropico, o meglio non è solo antropico, ok? Ci sono vari componenti. Cioè, ma tutti i gas, sono tutte... Così è che gli aspetti, le serie. È complicato adesso parlare, comunque... Questo per dirvi che di autentico, di vero, di onesto, non c'è nulla. Io voglio presentare questo per arrivare alla situazione del Covid. Noi viviamo in un clima terroristico puramente inventato, ma l'invenzione, attenzione, non è mai campata per aria, ci deve essere un espediente, ci deve essere qualcosa di realistico. Ma quel realismo viene assolutamente ingigantito dagli interessi particolari delle persone o degli enti che sono interessati a ingigantire questo fenomeno. Sentite, guardate, questo è un testo non scritto da qualcuno, questo è un testo importantissimo che riporta convegni internazionali dove c'erano i massimi esperti del clima. Siamo all'inizio del 2000, erano tutti molto preoccupati del raffreddamento globale. Raffreddamento o riscaldamento? Riscaldamento globale. Riscaldamento globale. Riscaldamento globale. Raffreddamento, allora che sto dicendo? Cosa sto dicendo? Ah, il riscaldamento se lo so. Erano quelli della controinformazione. No, tutti. Ah. Il riscaldamento se lo sono inventato adesso, quando hanno trovato quella ragazzina. È tutto inventato. Perché ci devono fare delle speculazioni. Dio tende, dimmi. Alla luce di questo. Solo che devi parlare in maniera piuttosto forte. La Terra come il pianeta? Eh? La Terra come il pianeta? Sta soffrendo veramente la presenza umana? Non ho capito, scusa. O no? Cosa ha detto? Parla un po' più forte, urla. O la Terra soffre veramente la presenza umana e quindi riscaldamento, i gas, l'inquinamento? La soffre veramente il pianeta oppure è soltanto... Sono tutte montature. Ma vedete una cosa? Secondo io, allora, la quantità di gas CO2, anidride carbonica, è inferiore come quantità globo terracquea a quella dell'argon, dell'elio, e cioè dei gas nostri. Allora, dove sta la preoccupazione? Perché preoccuparsi per un dato che è una minima, è lo 0,02% dei gas che compongono l'atmosfera. Quindi che problema c'è? Non c'è problema. Ma soprattutto non è così deleterio come dicono. Pure se ci avesse una qualche efficacia, non è così deleterio. Perché il CO2 serve pure per la, come si dice, la sintesi clorofiliana. Ma ringraziamo il CO2 se c'è. Ma a parte questo, veniamo dunque su questo libro. Guarda, io volevo farvi una cosa, questo è quello che ha chiesto lei, in realtà basta vedere lo spettro di assorbimento del calore dell'energia da parte dei vari gas componenti dell'atmosfera che è il miscuglio di gas. Se tu vai a vedere, eccola qua, la CO2, assorbe in questa parte, poca roba in questo spettro qua, ossia a seconda della lunghezza d'onda della radiazione emessa, ok? Ci sono vari componenti che assorbono una componente, una radiazione, un'altra radiazione, eccetera. La linea carbonica è soltanto una delle parti, perché non è tutto, non è che assorbe tutta la linea carbonica, assorbe molto di più ma pure acqua. Quindi questi che hai detto tu sono dei dettagli. Sì. Nella sostanza il discorso generale è un discorso di manipolazione. Se voi andate a scorrere la storia delle minacce relative all'ambiente, vedi che sono tutte facce di bambine. Non c'è nessuna che sia una donna adulta o che sia un uomo adulto, sono bambine. E voi pensate che questo sia spontaneo? Di spontaneo in questo mondo non c'è nulla, nulla. Dicevo, questi sono gli atti di un paio di convegni internazionali, di ambientalisti, di studiosi del clima. Vedete cosa c'è scritto qui? L'Amministrazione Nazionale degli Oceani
e dell'atmosfera osservò nel 1976, i media si stanno divertendo un mondo con questa situazione. I media. Ma chi controlla i media? Lo signore. Ogni qualvolta c'è un'ondata di freddo, vanno alla ricerca di un sostenitore del ritorno del periodo glaciale e stampano le sue teorie sulle prime pagine. Questo mentre poi l'amministrazione pubblica degli oceani che ha dovuto fare queste dichiarazioni, che ovviamente sono superate dai media, chi controlla i media fa solo questa mistificazione. Dal 1811 al 1815 ci furono una serie di inverni così glaciali che Napoleone, aggredendo la Russia, ha dovuto tornare immediatamente indietro perché c'era il rischio, come poi è successo anche nella seconda guerra mondiale, di essere surgelati, non congelati. In una notte sono morti 100.000 calati. In una notte. 100.000 calati. 500.000 dell'esercito di invasione che c'era a Napoleone. Sono dovuti tornare a piedi quelli che sono tornati. Ma la Russia, inverno. Io. Era l'inverno. Dime. Il generale. Loro sono arrivati a Mosca d'estate, poi a lì se ne sono beccata i saccocci. Dimmi. Ricordo che qualcuno diceva che le eruzioni vulcaniche, tipo non so, in Venezuela o in Indonesia, sono stati dei vulcani, ma anche nel passato, causando delle nubi particolarmente dense, avessero causato il raffreddamento, cioè sì. L'anidride carbonica emessa da questi vulcani avessero causato il raffreddamento di mezzo grado, un grado nell'atmosfera. Adesso ci dicono che l'anidride carbonica causa il riscaldamento per via dell'effetto serra. Beh, siccome basta alla persona comune, ignorante, noi possiamo conoscere tutto a perfezione, basterebbe osservare questo tipo di contraddizioni per renderci conto che la narrazione che viene fatta dai mezzi di informazione o comunque insomma da chi ci vuole raccontare qualche cosa è strumentale, è funzionale a ottenere un risultato da parte assolutamente di... dopo lo vediamo in quella che sia la azione. Ecco, questa è la mia osservazione, è soltanto per dire, quindi esatto, è necessario che noi alziamo le antenne per renderci conto delle contraddizioni, perché lì facciamo cascare in contraddizione, ma non abbiamo la forza sufficiente, e beh a quel punto siamo poi dobbiamo far noi un'operazione di indagini per verificare, per appurare la realtà. Ma noi lo sappiamo che questi sono dei falsari, poi leggerò delle altre cose. Però questo ci può aiutare per convincere coloro che ancora non l'hanno capito. Vi dirò di più. Circa una ventina di anni fa partecipai ad un importante convegno dedicato al riscaldamento in un'aula del Parlamento. Ancora me lo ricordo visivamente perché è stata una cosa molto importante. È durata tutto il giorno. In mattinata c'erano i soliti tromboni, i quali parlavano dei rischi del riscaldamento, bruceremo tutti, se brucia qua, se brucia là, se muori là, moriremo tutti, eccetera. Poi ci fu un ottimo pranzo e poi nel pomeriggio ci furono tre o quattro altri relatori. Noi mangiamo e ci divertimmo e poi siamo stati lì, eravamo rimasti una ventina di persone perché gli altri erano stati a sentire i tromboni. Ultimo relatore, voi vedete com'è, poi le cose si verificano. Ultimo relatore, arriva uno che dice, come riprende la parola, dice: io sono quello che va a mettere i termometri. Avevano parlato senza mai citare la temperatura che era stata misurata. Chi misura la temperatura? A cosa si parla di riscaldamento, ma nessuno che ti parla della temperatura. Oh, però le riprese che sono state fatte sulle Alpi, per esempio, ma anche in giro per il mondo, che vengono fatte abitualmente tutti i giorni, ecco, a tutti i livelli, in fondo agli oceani, in alto nei cieli, dappertutto. Ecco, ma dicono che i ghiacciai, cioè le immagini ci riprendono dei ghiacciai che effettivamente stanno arretrando. Sì, questo è vero. Beh, ma l'ho detto un attimo fa, l'oscillazione non è solo nel tempo, è anche a latitudine.
Perché per esempio in, in oddio, a Antartide, non mi viene la parola, in Antartide i ghiacci stanno a, hanno raggiunto praticamente lo stretto di Magellano, praticamente non si passa più, cioè hanno, stanno in una fase espansiva enorme, quello che si è perso giù probabilmente si è conquistato giù, su, capito? Cioè, beh, la io anche, qui, anche qui la narrazione ogni tanto raccontano gigantesco iceberg che si stacca, certo, lastra, sì, calotta, certo, e magari sembra, può, può sembrare, può essere vista in due può darsi che avvenga, ma sì, ma può anche darsi che avvenga, certo, ma non significa niente. Esattamente, perché quando il ghiaccio si espande troppo sul mare, sì, poi a un certo punto si stacca. E quindi dire, potrebbe essere invece il contrario, no? Dello scioglimento. Diciamo ma... che all'Artico effettivamente sta avvenendo la sglaciazione o deglaciazione, come la vogliamo chiamare, ha visto, è concesso anche, per, ci mancherebbe. Ma te lo sto dicendo, quello che si è perso al, al Polo Nord si è riacquistato ampiamente al Polo Sud, quindi dove sta il problema? Questo è un organo unico. Sì, ma noi dobbiamo entrare, noi non stiamo parlando qui. Di ambiente, stiamo parlando di mistificazione che e di lavaggio dei cervelli. Ma senza centrare, no, solo per chiarire questo aspetto. La paura, certo, per instaurare il terrore, la tensione è sempre quella. In un clima di spaventato, qualsiasi iniezione di ulteriori elementi terroristici aumenta il terrore. Certo, e quindi è tutto collegato, viene acquisita. Per tornare a quel ricercatore che ci ha raccontato tutto e ci ha detto, ma secondo voi, lui va anche a mettere i termometri nel deserto del Sahara, secondo voi 100 anni fa c'era qualcuno che andava a mettere i termometri nel quindi deserto del Sahara? Quindi come fanno ad avere il terrore? Non c'è il presupposto storico, è tutto un falso. Secondo voi, diceva, loro mandano dei palloni, che altro che quelli dell'americano, del miliardario americano, li mandano giorno e notte in continuazione, ci sono degli enti che fanno solo la misurazione del tempo. Volevo dire però che ci sono gli strati nel ghiaccio che verificano, quindi la stratigrafia del ghiaccio nel corso dei secoli permette, sì, di vedere le variabili. Lo stanno facendo sul Monte Rosa, esatto. Lo stanno facendo sul Monte Rosa e non è riuscito a fare niente di drammatico, solo ovviamente si documenta le oscillazioni di temperatura che sono perfettamente naturali. Ma la conclusione di quella persona lì, di cui stupidamente io non ho chiesto il nome perché era una persona importantissima, è stata quella: l'unica variazione che possiamo misurare negli ultimi 150 anni è una variazione che corrisponde all'errore di lettura del termometro. All'errore di lettura del termometro. Ma io ho portato appunto come esempio, voglio continuare a leggere questa cosa perché è bello. Perché qui già loro, l'ente tecnico, accusa i giornali di esagerare le cose. Ma i giornali sono a disposizione dei loro signori che sono i proprietari di media. Il raffreddamento ha già ucciso centinaia di migliaia di persone nei paesi poveri, ha già reso più prezioso cibo e carburante. Centinaia di migliaia di persone morte nei paesi poveri. Quando mai? Ah, tra l'altro, parlando di orsi bianchi, voi vi ricorderete che quando si parla di riscaldamento fanno vedere un povero orso che muore di fame. Allora, il numero degli orsi bianchi è aumentato a dismisura. Prima erano poche decine, adesso sono oltre 500. Cioè, il falso è... No, anche perché si sono normali per loro, vanno razziando le immondizie. Perfetto, benissimo, li chiameremo anche qui a Roma. Ma dovremmo trovare le prove di tutto ciò, dove sono, cioè dovremmo avere dei dati. I dati si possono leggere in mille modi,
gli stessi lampi. Sì, però... Ma intanto sono tutti falsi! No, 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 di quello che si dice qui, che dice lei, bisognerebbe avere dei dati, perché se no come fai a parlare con le persone, a contestare? Comunque, pur avendo i dati, pur avendo i dati. Dati. Ma più i dati che sono gli più i dati che sono scritti, quando è uscito? L'ho detto, questo no, è no, 1998. Norman Myers. Ma seguiamo sul filone originale. Fammi finire questo. Ha già reso più preziosi cibo e carburante. Lo scherzo si capisce qui. Siccome c'è il carburante costa di più e il cibo costa di più, ma chi ci guadagna? I locali o il commerciante? È scritto, aumentando così il prezzo di tutto quello che compriamo. Se continua, se non si prendono misure adeguate a combatterlo, nessuno ha mai preso nessuna misura, perché si sa perfettamente che sono tutte cose false, il raffreddamento provocherà una carestia di proporzioni mondiali, il riscaldamento. Eccolo lì. Il raffreddamento provocherà una carestia di proporzione mondiale, il caos generalizzato e probabilmente una guerra mondiale. E tutto questo potrebbe succedere entro il 2000. Ora, ripeto, quello che a me interessa è leggere queste cose per farvi capire che è un'intera, totale manipolazione. Questo bisogna sapere. Lowell Ponte, del Cooling, il raffreddamento, 1976. I fatti sono emersi in anni e mesi recenti da ricerche riguardanti i passati periodi glaciali. Ma poi non parlo di riscaldamento. Adesso c'è la glaciazione. E si implicano che la minaccia di un nuovo periodo glaciale deve adesso affiancare la guerra nucleare come possibile fonte di morte indiscriminata e di disgrazia per l'umanità. Nigel Calder, già editore di New Scientist e produttore di documentari scientifici per la televisione. Potrei continuare, ma non serve. Quello che mi interessa qui oggi è parlare di queste cose. Numerosi studiosi hanno da tempo sottolineato il limite di fondo legato alla nostra capacità di gestione razionale dell'attuale crisi planetaria. Siamo ormai consapevoli della limitata capacità che la nostra specie possiede di controllare sistemi altamente complessi. Ciò ha luogo per numerosi motivi, anche di ordine biologico, legato alle nostre capacità percettive ed elaborative e alle nostre capacità di reazione sia individuale che collettive. Come ci ricordano l'ecologo Paul Ehrlich e il neurobiologo Robert Ornstein, nel loro libro New World, New Mind, il nostro nuovo mondo, la nuova mente, il nostro mondo attuale muta con rapidità troppo elevata per far sì che gli esseri umani possano rapidamente adattarsi a tali mutamenti, perché vi risulta che non vi siete adattati a mutamenti. Quest'estate è stata abbastanza calda che è morto qualcuno. Quello che a me interessa adesso è sottolineare le operazioni di terrorismo psicologico, il resto lo lasciamo da parte. Noi esseri umani dobbiamo adattarci a ogni mutamento che introduciamo nel mondo e la nostra capacità di operare quei mutamenti cresce sempre di più. Così il problema è che la nostra capacità di creare è sempre in anticipo rispetto alla nostra capacità di adattamento. E noi siamo presi per sempre in un ciclo di adattamenti a situazioni senza precedenti. Questo potrebbe anche essere un ragionamento intelligente. Noi siamo costretti ad adattarci alle conseguenze delle nostre scoperte. Nella battaglia per salvare la natura, per rendere migliore la qualità della vita di tutti gli esseri umani sulla Terra,
per non continuare a devastare ambienti ed eliminare specie viventi, ci troviamo in una situazione paradossale rispetto a tante situazioni che abbiamo incontrato nella nostra storia. Come ci ricorda Algert Gore, quello a cui hanno dato il premio perché ha rinunciato alla presidenza degli Stati Uniti per favorire Bush, in compenso gli ha dato i soldi per la natura, il grande protettore della natura. Attuale vicepresidente statunitense, autore di un bel volume sulle problematiche ambientali, la lotta per salvare l'ambiente è molto più difficile di quanto fu la lotta per sconfiggere Hitler, perché questa volta la guerra è contro noi stessi. Il nemico siamo noi, così come siamo noi gli alleati. Ma è vero che noi viviamo in un ambiente complesso che va affrontato con la complessità, ma un conto è la complessità e un conto sono le operazioni psicologiche per gettare il terrore nelle popolazioni, sono cose contemporaneamente in me. Se io vivo in un ambiente terroristico, accetto con terrore qualsiasi messaggio che mi arriva. Praticamente a quell'epoca si faceva come un braccio che oggi si sta facendo con l'epidemia dei coronavirus. Cioè, è quello che volevo dire. L'ho portato per questa ragione. Voi vedrete, voi avete visto che tutti questi test di casi di delinquenti che compaiono in televisione. È tutta gente che chiaramente è pagata. Certo. Non c'è uno, a parte il fatto che io ho lavorato lì, lo so, che non si muove foglia, che non ci sia il soldo dietro, ma anche del fatto che queste persone parlano, non si vede perfettamente delle veline che gli vengono dette dai papà a parlare a memoria. Non c'è critica, non c'è riferimento letterario, non c'è quello che dicono questi delinquenti, il riferimento alla letteratura scientifica. Non ce n'è uno, perché questi non leggono. Noi sappiamo perfettamente che il medico italiano non legge la letteratura scientifica. No, aspetta, la legge. Legge ancora. Ma legge quella di Bill Gates. Così. E quello che dico, se parlo, io sono sentito rispondere a mia sorella che è medico, lo dicevo prima, lo fanno qua. Lei mi dice, ma io mi informo sulle riviste scientifiche. Dico, scusa, ma quali? Quelle pagate dalle multinazionali? E quello è il problema. Appunto. Con la scusa, io ho avuto una consuetudine nell'ambiente e ho avuto ad alti livelli, tutti i medici stranieri, ce n'erano tanti che ho contattato, erano tutti lettori della letteratura scientifica. Non ce n'era un italiano, con la scusa che siccome non sanno l'inglese, non leggono la letteratura scientifica. Allora, io ho avuto il piacere di conoscere un personaggio eccezionale, si chiama ancora Tom Jefferson. Tom Jefferson è stato un esponente a livello internazionale della medicina basata sulle prove di efficacia, perché nella lotta contro il potere di non signori noi siamo riusciti oltretutto a ottenere dei risultati, tra l'altro la medicina basata sulle prove di efficacia. Qui mi attengo ad alcune informazioni. E uno di questi, che noto a livello internazionale, l'ho conosciuto quando facevo parte di una commissione presso l'Istituto Superiore di Sanità, Tom Jefferson, ha scritto moltissimo, è molto citato, e questo è un libretto che si trova molto facilmente, attenti alle bufale. Qui, ad esempio, ci sono tutta una serie di considerazioni dove spiega, ad esempio, come valutare una pubblicità farmaceutica, cosa che il cittadino che ne sa che si immagina, come valutare una valutazione economica, perché c'è, e anche questo è tutto stato completamente messo in disparte, la valutazione economica degli interventi medico-sanitari. Nessuno ha parlato più. Ci sono testi erti così,
di farmacoeconomia. Dove sono andate a finire? Col terrore hanno eliminato tutti i punti di arrivo del tentativo di umanizzare la medicina. Li hanno eliminati tutti. Guardate qui, il consenso informato, si parla più del consenso informato? No. È il prodotto di una elaborazione intellettuale, culturale, che è durata una cinquantina d'anni per arrivare al consenso informato. L'importanza è fondamentale, quella del consenso informato. Perché non te lo danno? Vatti a fare un vaccino e dimmi adesso che devi dire esattamente che cosa ti succederà. Vai a vedere se qualcuno ti risponde. No, ti fanno filmare, che poi se ti fanno filmare qualcosa. Sì. Lo scarico di responsabilità. Sono problemi tuoi. No, te lo scarico di responsabilità da parte loro. Sì, ma devo dire. Poi citali in giudizio. Assolutamente no, perché mi diceva un amico di una signora che gli ha mandato un messaggio e ha fatto un vaccino qualche giorno fa, si è sentita male, ha comunicato un amico che sta altolocato in un punto importante strategico. Strategico, e lei ovviamente si è rivolta a lui dicendo: ho avuto questi effetti secondari, mi sono rivolta a questa, a quella, e quella non mi ha risposto nessuno. Adesso noi stiamo valutando se fare una denuncia. Sì, ma tanto non vengono accolte. E gli avvocati, tanti avvocati hanno fatto denunce. Sì, sì, ma si vincono, le cause si vincono, eh. Prego? Quale? Le cause si vincono. Queste le abbiamo vinte. Ma i giudici sono queste le abbiamo vinte. Queste le abbiamo vinte. Io parlo di questo. Ah. Le cause si vincono, per fortuna. Per fortuna, chi ha il coraggio di dire attraverso gli avvocati giusti? Noi abbiamo fatto le cause, la ministra Federica Guidi si è dovuta dimettere perché gli abbiamo fatto tre querele nel giro di un mese e mezzo, due, in cui la indicavamo come responsabile di una truffa di 4 miliardi a danno dei cittadini. Di euro. 4 miliardi di euro, eh? 4 miliardi di euro. Qui c'è un altro libro che ho portato, le metamorfosi della salute. Medicina tra razionalità scientifica e ragioni storico-sociali. Ma ritornando a noi, riprendiamo questo discorso sul consenso informato. Qui c'è un libro molto importante. I vaccini sono un'illusione. È stato scritto da una notissima studiosa americana. Basta ricordare che Jenner non fece mai vaccinare il figlio. Chi? Jenner. Te lo ricordi? Beh, Jenner non ha fatto Jenner vaccinare. No, nessuno l'ha fatto, l'ha vaccinato sì. Io so di no. Ma assolutamente no, si vede la scultura dove c'è Jenner che fa la vaccinazione del figlio. Sì. Ma era un prodotto sicuro. Era non era questa porcata qua. Era così. Ma io pure ho fatto il vaccino. Era un vaiolo, era un vaiolo salvato, l'ho detto in molti miei interventi, tutti sapevano cos'era e tutti sapevano perché ovviamente la popolazione contadina viveva assieme alle mucche, che il vaiolo salvato non era pericoloso. No, ma soprattutto quello è un virus stabile. Certo, era quello. Non è mutante, certo. È un virus stabile, certo. Una volta che tu hai preso il virus non vivi più, certo. Non ci sono le varianti. Certo. Non era mutante, certo. I diritti. Quest'autore ritiene anche che ci sia stato un marcato deterioramento nel campo del discorso etico, particolarmente nell'uso del linguaggio dei diritti. Lo status speciale che tradizionalmente abbiamo attribuito ai diritti è stato contaminato dall'aggiunta di molti altri diritti, che dovrebbero essere meglio classificate come rivendicazioni di base che le persone tendono a fare. Di nuovo, l'esempio pertinente è il diritto al consenso informato. Cioè, il diritto al consenso informato. Perché non me lo dai? Io ti denuncio perché tu non me lo dai, non solo mi alzo, non solo me ne vado, ma
ma mi dici il tuo nome e ti dirò, ti faccio la fotografia e ti denuncio perché non hai risposto alle mie domande. Così si fa. No, ma non lo so. Ma poi abbiamo una società dove il senso del diritto non esiste. No, è la responsabilità. La responsabilità è un'altra cosa. Questi approfittano. Che non dovrebbe essere affrontato come se avesse lo stesso stato dei diritti di acquiescenza negativa, le cosiddette libertà negative, che cioè i diritti alla vita, alla libertà, alla ricerca della felicità. Gli ultimi sono, credo, obbligatori per ogni società decente e non controversi, in quanto non pongono doveri positivi sugli altri. Solo l'ingiunzione a non privarne gli altri. I diritti positivi, come il diritto al consenso informato o il diritto all'assistenza sanitaria, dall'altro lato, meritano considerazioni e modifiche all'interno del contesto di altre esigenze e opportunità ugualmente considerate dalla società, dove abbondano compensazioni e questioni di rapporto costi-benefici. Chiamare queste cose diritti può essere comprensibile come un'asserzione del valore primario che si tende ad attribuire loro. È anche, io sostengo, sintomatico di una reticenza a discutere i meriti relativi delle esigenze della società ed è parte integrante delle politiche di confronto della fermente insistenza su questioni singole che affliggono la nostra società e minano una politica di dibattito e soluzione razionale, il nodo gordiano che abbiamo di fronte non sarà sciolto appellandosi a nessuno di questi diritti, particolarmente al diritto al consenso informato. Rispetto per l'autonomia del paziente, e qui proseguiamo su tutta questa dinamica, non esiste. Assolutamente non esiste. Io ho portato queste cose giusto per farvi vedere in che clima viviamo. Qui abbiamo un altro testo molto importante, lo faccio vedere qui. Le multinazionali fanno male. E c'è una cosa interessante. Attenzione, perché spiega tutto. C'è scritto qui, questo è un libro di 20 anni fa, questo è stato stampato, ve lo dico subito, perché è importantissimo e spiega tutto. A me generalmente scrivo, vabbè, sarà qui. Sarebbero lì in quei posti, chiaramente.
hanno dimostrato di operare esclusivamente nell'interesse delle multinazionali e per di più sono lontane e prive di responsabilità di fronte ai cittadini. Che vai a citare la multinazionale? Quando mai? Vai a denunciare la Pfizer? No. Per esempio l'Inghilterra adesso si sta un po' ribellando a questo o no? Che diceva? L'Inghilterra adesso ha fatto freedom dal Covid. Sì. Nel senso che non si sta assoggettando alle multinazionali a quanto pare come noi, ma sta facendo un'altra. Ci sono delle realtà, soprattutto in Inghilterra, che conosciamo molto bene. Un mio amico, che è dato in pensione di recente, ex dirigente di una grande multinazionale, mi raccontava una settimana fa quanto fosse difficile per loro, perché lui è andato in pensione, quasi in pensione, completamente stremato, quanto fosse difficile per loro a realizzare gli ordini che provenivano dal governo finanziario dell'azienda, dal consiglio di amministrazione, perché questi vogliono i soldi, gli impongono di fare qualsiasi cosa e questi sono costretti a farlo. Quindi abbiamo consiglio di amministrazione, finanzieri, dirigenti delle multinazionali e popolo che obbedisce alle invenzioni di questi dirigenti. Tramite i politici. I politici poi sono gli ultimi. L'imperativo del WTO è indubbiamente il commercio. Esso assume diritto di precedenza anche su questioni estremamente delicate quali salute, istruzione, sopravvivenza degli uomini e delle specie, eccetera. Noi dipendiamo tutti dal World Trade Organization, WTO, che è quella che comanda. WTO, come ho detto io? Il loro obiettivo è portare tutti i paesi del mondo all'interno di un mercato globale progettato a uso e consumo delle multinazionali. Cioè basterebbe che uno andasse in televisione e leggesse questa paginetta che qualcuno forse gli si apre il cervello. A noi non ci fanno andare in televisione. Le regole di WTO tendono a mercificare ogni cosa per poterla poi commerciare, cioè la mercificazione della salute. Ne costituiscono esempi evidenti i semi tipo Terminator, di cui parleremo più avanti. Lì siamo riusciti a ottenere dei risultati, mica sono andate molto avanti, è vero che poi c'è quella maledetta azienda che è andata a fallire, se l'è comprata la Bayer, ma insomma. Spesso si parla di armonizzazione. L'armonizzazione altro non è che un termine usato dall'industria per indicare la sostituzione di standard diversificati di molte nazioni con standard globali uniformi. Ecco da dove arriva l'ordine globale uniforme a cui si adeguano tutte le nazioni meno quelle che si ribellano. E ci sono quelli che si svestono. L'Italia no, non è completamente. L'Italia e la Francia. Danimarca, per esempio. Anche perché il papato è il maggiore azionista di tutte le multinazionali. Giuseppe. È il maggiore azionista. Di recente voleva cacciare dalla cristianità che non si vaccina. Pare che sono ritornati indietro da questa intenzione. Vorrei scomunicare chi non si vaccina, ma vabbè, non siamo più all'epoca del fuoco alle streghe, però ci siamo vicini. È un papa abusivo, chi non si vaccina è scomunicato. Quello non è mai stato un papa, ma manco mai un prete, lo riferirà. Io non sono religioso, ma non a caso è stato condannato a 30 anni di carcere in Argentina, a casa sua. Che se rimette via in Argentino, ciò permette di produrre merci e servizi uguali per un unico mercato globale per la comodità e il profitto delle multinazionali. Ecco, inventano i vaccini.
perché hanno inventato la soluzione di placebo invece di altri medicinali? Perché le puoi imporre tranquillamente senza dover dimostrarne l'efficacia. Oggi sta succedendo qualcosa di molto grave, perché le multinazionali, e ricordo io ancora lavoravo per loro, decisero a un certo punto che avrebbero rinunciato a fare la ricerca su altri farmaci. Primo, perché devi dimostrare l'efficacia del prodotto e quindi devi spendere un sacco di soldi per la ricerca. Secondo, perché devi contattare uno per uno i medici e vedere se c'è strano a prescrivere quel prodotto o no, il che costano molto. La soluzione migliore per l'industria è il vaccino. Non devi dimostrarne l'efficacia. È stata dimostrata assolutamente l'inefficacia. C'è scritto su tutti i giornali, come non fosse detto niente. Tiro fuori gli studi, c'è il nuovo ceppo, il ceppo Delta, ma quale detto? Detto ce l'hai in testa, ce l'hai, maledetto. Adesso è uscito un nuovo ceppo e quelle vaccine di prima, e allora te lo sei preso in saccoccia, peggio per te che ti sei vaccinato, stronzo. L'armonizzazione viene definitivamente sancita nell'ambito del WTO, che costringe i governi nazionali a rendere omogenei gli standard in settori quali la sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei brevetti farmaceutici, delle normative ambientali e dell'etichettatura informativa dei prodotti. Quando tu dici devi fare il prodotto standardizzato, cosa significa? Significa che tu devi tradurre tranquillo quello che abbiamo detto, che devi tradurre, e lo devi mettere come etichetta del tuo prodotto. Non c'è alternativa. Dall'anno del suo debutto, 1995 ad oggi, il WTO ha sempre giudicato tutte le politiche legislative prese in esame come barriere illegittime al commercio, in quanto tali soggette a essere abolite o comunque armonizzate. Tutto quello che i paesi fanno a tutela dei propri cittadini può essere smantellato da questi signori. E quindi quando voi vi dite ma è possibile che abbiamo dei governatori, dei governanti che ubbidiscono così cieticamente o vanno a parlare in pubblico la faccia da merda di speranza, di pazienza, speranza, che cazzo si chiama? Quell'idiota, se mi riuscissero tu guardi negli occhi, capito? A questa faccia di merda, tra lui e gli altri, che compaiono e dice dobbiamo fare quanto, ma che devi fare? Tu vai al cesso, capito? Vabbè, io ho finito, la parola a lui. Ma aspettate, chiudo, tutta domanda. Io sono psicologa, lei aveva citato. Senti, avvicino un momento, è meglio. Io sono psicologa, laureata in psicologia.